Sono perduta, correndo. Poi tornavo indietro, alle ferite fra i rami. Ai rami, che non erano rami. E mio limite di palpebra viva non essere a fuoco col tempo. Udire vocali inaudite al contorcimento del corpo. Mi sono perduta nel riso sdentato di un vetro interrotto, nel vuoto di un treno che corre. Dall'occhio beato mi perdo in un muro ammalato. Occhio, fotosintesi planetare. A parlare resistono troppe lingue e mai nessuna che sappia la tua verità. Parlare di libri di poesia, a mio parere, è sempre molto più complicato che parlare di romanzi, quindi di narrativa, perché la materia poetica rispetto a quella narrativa resta sempre qualcosa di oscuro, misterioso, e per quanto la si cerchi di comprendere o di spiegare, sembra quasi che ci sia sempre una parte che resta sotto pelle, nascosta. In questo caso il libro di cui vi parlo oggi è Blu, ritratto orizzontale di Maristella Bonomo, una giovane scrittrice catanese che però da anni vive a Roma. Lei è anche traduttrice e ovviamente, come abbiamo visto, anche poetessa. Ha scritto anche dei romanzi. Materia poetica di Maristella Bonomo esula da quelle che sono le dimensioni conosciute. Quella di Maristella Bonomo ci trasporta in una sorta di dimensione altra in cui la percezione delle cose si sdoppia, si fa gemella, entra in lotta, in qualche modo si universalizza. Non ha bisogno né di corpo, né di tempo, né di spazio. Quello che ci dà la possibilità di percepire ciò che stiamo leggendo esula da tutto ciò che è materiale, entra fortemente in contatto con una dimensione più naturale, più naturalistica, probabilmente panteistica. Non riusciamo a spiegare, non è possibile spiegare la poesia di Maristella Bonomo senza utilizzare degli ossimori o ricorrere alla sinestesia. La poesia di Maristella sia veramente un misto tra la sinestesia, la poetica, il virtuosismo della poesia di Rimbaud, che faceva spesso uso proprio di queste figure retoriche come appunto la sinestesia o la metafora, e la grazia, la delicatezza, l'eleganza della poesia della grandissima poetessa Emily Dickinson. È una poesia, una voce, un sentire che proviene da qualcosa di altro, di quasi divino, da un non luogo, come lei stessa lo chiama. L'autunno è bianco, mi prende alla gola la sua fessura enorme. Cammino indietro, verso il palato, verso parole che non hanno suono. Io, dentro il colore che mi aggroviglia, mi strappo allo sterno quel bianco d'autunno. I colori, appunto, diventano una dimensione, diventano un posto dove è possibile percepire, dove è possibile sentire fortemente. Non è possibile spiegare la poesia di Maristella se il lettore non si pone in una posizione di estraniamento, di scollamento dal corpo e quindi dai sensi conosciuti. Appunto, è il trionfo del sesto senso. Sembra quasi di essere all'interno di un grido che però non ha voce, qualcosa di soffocato. Anche quando vengono descritti dei suoni, delle sensazioni, non è il corpo a sentirle, dobbiamo sentire con un senso altro ed è meraviglioso come lei sia riuscita veramente a trovare le parole per farci vedere e farci percepire questa sensazione così extracorpo. Oblunga quel suono, il fiato distorto, io che svanisco a ogni pronuncia di mondo. Sforato i raggi mutanti, nei volti del vento, increspate le chiome, le antenne, le tende, la casa di altri, di tutti, svolando tra ponti e palazzi, negli occhi, dentro i suoi occhi, a sconfinare. Sembra di essere all'interno di questo non luogo dove il blu
diventa una dimensione, quasi un ritratto, dove confluiscono tutte le sensazioni, le epifanie e le immagini del trascendente. Riapparivo, corpo sotto cielo, uno squarcio di paradiso e pietra andandosene via, dentro, sussurri acquei si acuiscono, planando ogni sopravvivenza. Io vengo da un non luogo. Un saluto a tutti, sono Adriana Bellanca di Palermo, docente in pensione e più libera adesso di potermi dedicare alle mie passioni di sempre, la lettura innanzitutto e la scrittura, sia di poesie che di racconti. Ringrazio la Via dei Librai per avermi dato questa opportunità. E visto il tema, la città e la comunità, ho scelto questo racconto scritto pochi mesi fa e pubblicato online. Il titolo è Evviva questa politica. Pioveva a dirotto da più di un'ora. Il cielo era stato ripetutamente squarciato da lampi, che a tratti rendevano visibile la grande pianura, intervallata da numerose villette, circondate da fitta vegetazione, a custodia di una privacy di alto livello. Montedoro, piccolo centro dell'entroterra siciliano, aveva subito negli ultimi anni un'evoluzione rapida e orientata al lusso, grazie all'idea del vecchio sindaco di vendere le costruzioni a 1 euro, con la clausola di provvedere entro 3 anni alla loro ristrutturazione. Solo così possiamo sperare di riportare in vita il nostro paese, disse con tono deciso il dottor Giammona, il sindaco, appunto. E così sia, risposero in coro i consiglieri del piccolo comune. Il territorio era splendido, i campi di grano in estate erano un inno alla vita, in inverno la vegetazione era rigogliosa, il clima incantevole. Sì, dobbiamo fare le cose in grande, disse il dottor Giammona e diede l'incarico al suo vice. L'annuncio fu pubblicato dalle redazioni e dai siti web più importanti delle città europee. Adesso, nel bel mezzo del temporale, due fari procedevano lentamente in direzione di una bella villa in stile provenzale. Il cancello si aprì automaticamente. L'auto si fermò davanti al portone. E Carol si apprestò a far scendere Giselle, a prenderla in braccio e velocemente a portarla in casa. Erano i primi ad andare ad abitare nella nuova Montedoro. Erano francesi. Erano sposini. Giselle vedeva la casa per la prima volta e, nonostante si fosse bagnata con la pioggia, emise gridolini di felicità. Wow, è meravigliosa! Correva da una parte all'altra, salì velocemente le scale, visitò la camera da letto. Che ne pensi? Ti piace? Disse Carol. Era felice, il loro sogno si realizzava. Erano benestanti di famiglia, avevano scelto di vivere a Montedoro proprio per il clima, che poteva giovare a Giselle, che era cagionevole di salute.
Assieme a loro si erano trasferiti il fratello di Carol e la sorella di Giselle, entrambi con famiglia al seguito. In breve, decine di famiglie straniere popolarono le vie del piccolo centro. Dopo pochi anni, Montedoro era diventata una ridente cittadina. I nuovi abitanti avevano portato un rinnovamento sociale ed economico. I campi venivano coltivati con tecnologie moderne ed ecologiche e i giovani del luogo si sentivano motivati a non emigrare. Fu ristrutturata una cascina che diede vita a un agriturismo. Fu creato un centro di arte e artigianato locale. Furono aperti un centro per anziani e un centro per disabili e naturalmente un centro studi multilingue, visto l'arrivo di molti stranieri come abitanti e di un intenso via vai di turisti. Il dottor Giammone era felice della sua iniziativa. Ogni anno organizzava una bella festa in comune, alla quale partecipavano sempre più imprenditori. Era orgoglioso il dottor Giammone, sentiva di aver svolto il meglio, al meglio il suo mandato politico. Carol, molti anni dopo, gli succedette nella carica di sindaco. Evviva questa politica! Forse un po' utopistico, ma speriamo in bene. Vi ringrazio per l'attenzione. Perdonate qualche esitazione dovuta all'emozione e grazie ancora. Un saluto a tutti.